Il vero centrodestra è qui a sostegno del candidato sindaco Scamarcio, diffidare dunque dalle imitazioni. La senatrice Licia Ronzulli non ha dubbi, alle prossime elezioni comunali di Andria Forza Italia giocherà un ruolo da protagonista pur senza l'apporto di Nino Marmo, esponente di punta del partito per tanti anni, oggi candidato sindaco per una coalizione civica che si contrapporrà ai suoi ex alleati. Uno scenario, secondo Licia Ronzulli, che offrirà al centrodestra l'opportunità di mettere da parte i personalismi che hanno frenato l'azione della precedente amministrazione. Le elezioni di settembre, spiega l'assistente personale di Silvio Berlusconi durante l'incontro con i candidati azzurri al comune e alla regione, rappresenteranno l'occasione per mandare un chiaro messaggio anche al governo nazionale. Si parte dalle elezioni comunali per arrivare a quelle regionali. È un avviso di sfratto a questo governo, quindi è importante vincere ad Andria come in altri comuni e soprattutto in Puglia per cambiare finalmente la vita dei pugliesi. Forza Italia sicuramente farà un ottimo risultato, sicuramente Forza Italia riparte dopo, come sappiamo, un periodo di incertezza legato a un accordo nazionale che è stato fatto, quindi la città di Andria, città importantissima, è entrata a far parte anche del tavolo nazionale. L'accordo si è chiuso con il candidato, l'avvocato Scamarcio, un candidato che ha messo insieme una coalizione, che ha trovato un punto in comune e quindi motivo per cui, ripeto, diffidare delle imitazioni, il centrodestra riparte da qui e riparte unito, e l'avvocato Scamarcio è il sindaco, sarà il sindaco di tutto il centrodestra. Chi pensava che Forza Italia ammainasse la sua bandiera di fronte alle prime difficoltà ha sbagliato i suoi calcoli, ha proseguito il senatore Dario Damiani. Il centrodestra è stato capace di rinnovarsi ed ora è pronto a riconquistare la città di Andria e la regione Puglia. La proposta politica oggi che i pugliesi devono votare è il centrodestra unito. La sinistra è divisa, governano la regione Puglia da 15 anni ininterrottamente, i risultati sono sotto gli occhi di tutti i pugliesi. Negli ospedali le liste d'attesa sono sempre lunghe e interminabili. L'agricoltura è stata distrutta dalla xylella e l'unico vero responsabile è solo e soltanto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Quindi noi daremo queste risposte oggi ai pugliesi. Ecco perché Forza Italia c'è. Forza Italia è forte, indipendentemente da quelli che sono state assolutamente le uscite di chi ha voluto spaccare assolutamente anche il centrodestra in certi contesti particolari, e quindi noi ci siamo e siamo competitivi, come dicevo, tutte le liste del centrodestra, sia qui cittadino andriese che anche e soprattutto quelle regionali. Per il candidato sindaco Antonio Scamarcio l'apporto dei tre principali partiti del centrodestra è di fondamentale importanza. Il nostro programma è pronto e si arricchisce di nuove proposte giorno dopo giorno, sottolinea l'avvocato andriese. Mentre gli avversari continuano a parlare del passato, noi guardiamo al futuro. Non mi interessa partecipare a questo gioco sì o no Giorgino, io penso ad Andria e a quello che dobbiamo fare nei prossimi anni, e ribadisco, non io con la mia coalizione, io laddove dovessi avere la fortuna di vincere la competizione coinvolgerò tutto il Consiglio Comunale perché si adottino provvedimenti nel bene esclusivo della città. Provvedimenti fatti nel bene esclusivo della città non potranno che essere approvati a maggioranza assoluta di tutti i partecipanti. Concludiamo, che cosa le stanno chiedendo i cittadini in questa prima fase della campagna elettorale? Per fortuna cose semplici, o per sfortuna, perché chiedendo cose semplici fa capire lo stato di necessità delle persone, che è proprio di cose che vengono dal basso. Quindi ordine, pulizia, le strade, i marciapiedi, cosa che penso che senza un grande dispendio e di energie e di soldi e di finanze, penso che è una cosa che con calma si potrà fare nella città.